Si è svolto sabato 15 ottobre a Palazzo Mormino a Donna Lucata un incontro e dibattito sullo statuto costituzionale siciliano. A promuoverlo il centro studi giuridici intitolato al notaio avvocato Guglielmo Ferro. Una prima assoluta da parte di questo centro studi giuridici che, attraverso le parole del suo presidente, viene a spiegarci come mai innanzitutto l'intitolazione del centro studi proprio all'avvocato Guglielmo Ferro e quali sono le altre future caratteristiche e prospettive che l'associazione porterà avanti. Perché abbiamo pensato questo? Perché abbiamo pensato che dal venir meno di una persona che ha molto dato dal punto di vista sociale, civile, culturale e anche dal punto di vista giuridico ai suoi cittadini potesse scaturire un qualcosa che non lasciasse il suo passaggio in vano. Allora, abbiamo pensato che, siccome è un'esigenza avvertitissima, quello di riuscire a comprendere oggi quello che sono i cambiamenti, a volte apparentemente incomprensibili e insuperabili, però abbiamo pensato che la prima parte spettasse a noi, il primo dovere spettasse a coloro che si occupano di questa disciplina, delle varie discipline giuridiche, o come avvocati o come magistrati o come funzionari della pubblica amministrazione, per comprendere l'oggi del diritto, un oggi del diritto che da alcuni viene configurato come il niente ormai, perché si sta dissolvendo così come si dissolve l'economia, così come mostra delle crepe anche la struttura istituzionale statale o regionale. Noi pensiamo che il venir meno di determinati stereotipi della cultura giuridica e che hanno espresso un loro valore, un loro significato, un loro contributo positivo nello sviluppo della storia dell'uomo e delle diverse civiltà, oggi necessita di una riflessione che parta e che parta dal basso. A tenere questo primo incontro, che come dicevamo porta il titolo dello Statuto Costituzionale Siciliano, uno strumento ancora valido tramontato, è stato proprio un docente, il professor Agatino Cariola, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Catania. La sua relazione è stata molto apprezzata e abbiamo cercato di far spiegare al dottor professor Agatino Cariola le motivazioni di questa conferenza e, in sintesi, una risposta a quella che è stata la domanda di tutto il dibattito: lo statuto costituzionale siciliano come strumento valido o tramontato. Innanzitutto sono grato al centro intitolato all'avvocato e al notaio Ferro per questo invito. Io penso di raccogliere una riflessione comune. Lo statuto siciliano, nel momento in cui fu adottato nel 1946, era uno strumento assolutamente innovativo. Dopo tanti anni, dopo tanti decenni, ha bisogno di un'opera non solo di restauro, ma di completa riscrittura. Ci sono i problemi della partecipazione dell'Italia e quindi anche della Sicilia all'Unione Europea. Ci sono i problemi di come del federalismo fiscale. Ci sono i problemi di come far intervenire la Sicilia nelle grandi scelte fondamentali. Allora lo statuto può essere un'occasione, può essere uno strumento per rilanciare il ruolo della Sicilia sotto il profilo politico ed istituzionale. Non possiamo arroccarci nella difesa di una prerogativa di ormai 60 anni addietro. Dobbiamo essere innovativi e per questo dobbiamo essere capaci di disegnare un modello, quello del regionalismo, che valga almeno per tutta l'Italia.